È un progetto che Aspes ha portato avanti dietro l'input dello SPI-CGIL, del sindacato dei pensionati, che ha deciso in occasione della giornata mondiale dell'ecologia di donare alla città 100 piante, e quindi oggi è avvenuta la prima parte della piantumazione. Abbiamo individuato quest'area che è a ridosso dell'abitato di Villa San Martino, ma che è un pochino di confine tra la via Solferino e l'interquartiere, un'area che sicuramente con questa piantumazione viene riqualificata, sarà fruibile a tutti. Sono stati i ragazzini delle scuola media di Villa San Martino, dell'elementare di Villa San Martino, che hanno in qualche modo scelto cose, come fare lo spazio, e assieme all'input e al grande lavoro del sindacato dei pensionati si è individuata l'area e si è fatto questo tipo di piantumazione. Ad ottobre verrà il secondo step, verranno piantate ulteriori 60 piante che serviranno appunto a completare l'area. In quell'occasione le scuole che prima ho citato individueranno anche il nome dell'area proprio per dare la titolazione. L'idea è quella di tenere insieme in un patto intergenerazionale i nonni, appunto perché lo SPI è il sindacato dei pensionati, ma insieme ai bambini che rappresentano il futuro. E quindi un luogo che sia accessibile, inclusivo, che rispetti la socialità e che possa far stare insieme i giovani e con gli anziani. Quanto, diciamo così, per sconfiggere i cambiamenti climatici, il surriscaldamento del pianeta, non basta la tecnologia, ma quello che serve è mettere in pratica dei comportamenti, un modo di comportarsi diverso, sia dalla raccolta differenziata al fatto del verde. Il tema del green, di piantare alberi, è secondo me quello che ci permette di avere poi nel futuro un mondo migliore, un mondo dove ci siano più giardini, più angoli di verde, più parchi e meno parcheggi. Il Covid ci ha dimostrato quanto sia importante avere degli spazi pubblici di qualità, di avere dei luoghi belli, accessibili, dove poter stare insieme e vivere la nostra socialità, perché anche qui in questi 2 anni gli anziani hanno sofferto tanto la solitudine, e la solitudine porta poi alla depressione e ai brutti problemi, soprattutto quando uno è anziano.